Ringraziamo per la segnalazione, la fessura si trovava proprio a metà strada ed era pericolosa. Appena diciamo, arrivata la segnalazione abbiamo provveduto con gli operai comunali riempendo quella che era la voragine con dello stabilizzato e poi chiudendo la buca. Neanche il tempo di girare al sindaco di Valbrenta la segnalazione di una buca pericolosa a Cismon, arrivata in redazione grazie a un telespettatore di Rete Veneta, e subito è partita l'operazione di ripristino della sede stradale. Ed eccola, sistemata a tempo di record la strada della voragine, nonostante tutte le incombenze del periodo per l'amministrazione comunale. Ma ci sono altri lavori da fare in zona e il primo cittadino annuncia un confronto con ETRA per capire quali siano le aree più critiche dal punto di vista dei lavori e dei sottoservizi. Ovviamente si tratta di lavori che sono in fase di esecuzione in tutto il paese, quindi con la separazione delle acque bianche dalle acque nere, e c'è qualche effetto collaterale legato a questi interventi, quindi in settimana sentiremo ETRA e faremo tutte le verifiche del caso con la videoispezione in modo che sia tutto messo in sicurezza.